Shakari! Benvenuti e bentornati! Oggi nuovo video vlog con gli alpaca e tutti i miei amichetti alpaca! Vi diciamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettete like, commentare, va tutto il coso che dovete fare sempre! Dai, 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 raga, vi faccio vedere oggi il vlog con tutti gli alpaca! Oggi video vlog mini, video vlog con gli alpaca. Stiamo a fare la passeggiata con gli alpaca ed ora è il momento della pausa. Quindi ora il mio Lucifer, mi sa che si chiama così, non sbaglio, sta a magnà. E quindi si è fatta una bella passeggiata. Poco fa, purtroppo durante la passeggiata non posso fare video e foto perché gli dà fastidio, raga. E sono timidoni, te. È timidone. E quindi mo sta fa la magnata. Mo vi faccio vedere pure qualche altra cosa, particolarità. Allora, ragazzi, noi ci troviamo a Tarquinia, provincia di Viterbo, agli altipiani degli alpaca. Come potete vedere, questo bellissimo limbo che sta a magnà. Questa è un allevamento di alpaca dove allevano tutti questi alpaca. Guardate, ragazzi, quanto sono bellissimi, sono un amore. Poi hanno anche la pelliccia sofficissima, tipo pecora, però più soffice e più grande, ovviamente. E tu li porti in giro così a fare la passeggiata. E nel mentre loro mangiano, guardate, questa mossa si guarda intorno, mangiano tutta la giornata. Guardate quanto sono belli. E quindi voi, quando arrivate qui agli altipiani degli alpaca, loro, gli allevatori, vi danno un alpaca a testa e poi vi danno alcune istruzioni per come portarli e vi fate 2 chilometri di passeggiata, che sinceramente è fantastica, ragazzi, perché, ragazzi, 2 chilometri con l'alpaca a fianco ti passa che una meraviglia, perché poi loro sono pure belli, a una certa alcuni vogliono pure correre, quindi ci devi stare un po' dietro, però principalmente sono un amore di alpaca, un amore di alpaca, ragazzi. Quindi loro mangiano tutta la giornata, tutta la H24, loro spizzicano un po' di qua, spizzicano un po' di là. E questo invece è proprio il momento del pranzo, dove proprio mangiano tantissimo. Infatti sono ben concentrati a mangiare, guardate. E questo è il momento dove si possono usare i telefoni, fare le foto, fare i video, fare i vlog. E quindi io l'ho riempito al limbo di foto. E lui, limbo, ha 4 anni, quindi è già bello adulto. E come potete vedere sta sempre a mangiare. È attratto dai rami, non vuole fare foto, non vuole fare perché è un po' timidone. E quindi, raga, vi spiego un attimo. Ci sono da fare 2 chilometri di passeggiata con lui. Cerco di prendervelo in maniera che un po' se possa vedere, però sta magnata. Si è fatto già un chilometro più o meno, quindi c'ha fame, però è lui che te porta. È lui che te porta. E dicono che tirano dei calci, se ti metti dietro ti tirano dei calci esagerati, quindi attenzione. Però sono carini, sono morbidissimi, raga, sono morbidissimi. E l'ho provata ad accarezzare prima, è molto tipo una pecora, sembra, però più soffice. Poi io ho l'attrazione degli animali bianchi, 2 gatti, l'alpaca bianco, quindi niente, sono attratto dagli animali bianchi, vedete? Quindi lui sta a magna, sperando che non mi sputa adesso. Tiè, ma che bello, raga, ma quanto è bello, raga. Venite pure voi qua alla passeggiata degli alpaca. C'ho solo che mi sta a flashare. Quindi, raga, che vi faccio vedere con lui davanti. Tiè, sta a magna, ma che ti stai a magna? Le foglie, se sta a magna e foglie, se magna di tutto. È un ruminante, che dicono che deve ruminare, deve spizzicare tutta la giornata, quindi magna tutta la giornata, spizzica. E quindi fate vedere dagli altri, fate vedere. Niente, è timido lui, e gli alpaca sono animali timidi che non gli piacciono i video e i foto, non possono fare un vlogger, non possono fare. Com'è? Bello. Il mio sta magnando. Questa è la pausa pranzo degli alpaca. Cioè, questo è il suo. Guardate come lo accarezza, com'è soffice. È pieno di sabbia. È pieno di sabbia.
com'è che si chiama, ha detto? Harvey. Questo Harvey. Si chiama Harvey e il mio si chiama invece, ha detto? Guardalo. Come ha detto che si chiama il mio? Lucifer? Limbo. Limbo, limbo, ecco limbo, ciacchi, limbo, ciacchi, e questa magna. Limbo sta sempre a magna, sta. È tuo. Limbo sta sempre a magna. Io sono limbo e sono, sto mangiando. Vabbè, il mio viene da solo. Quanta sabbia c'ha addosso, quanta polvere. Non sembra mai mai. Ti ha visto così pare una pecora, invece no, è un lama. No, là, è un'alpaca, è un'alpaca. Ah bello! Sì, raga, stavo dicendo. Le alpaca, diciamo, vengono dal Perù e qua stiamo a Tarquinia, alla passeggiata degli alpaca, quindi lui sta mangiando ed è lui che dicevo che ci porta, perché ora questa è la zona del cibo, dove mangiano. Siamo fatti già quasi un chilometro più o meno a fare la passeggiata e la maggior parte del tempo è lui che decide dove andare. Il percorso già lo sanno, però è carino perché ci stanno. Oh, vedi che te tira perché vuole mangiare. E niente, raga, quindi siamo qui a Tarquinia, ho detto, a passeggiata degli alpaca e loro te scelgono, ti danno un'alpaca e ti dico, infatti andatelo a seguire, vedete, così lo metti così e poi andate in giro. Però mi raccomando, raga, non dovete accarezzarli da dietro perché sennò te tirano i carci. Vabbè ragazzi, quindi mo ve lascio qualche foto che ho fatto qua a lui, a Limbo. Ragazzi, se li volete accarezzare, giusto, dicono che si possa giusto qua sul groppone, sperando che non mi sputa. È sofficissimo, raga, è sofficissimo. Bellissimo, raga, bellissimo. Il mio Limbo sta magnata, sta sempre a magnata, Limbo sta sempre a magnata. E questo invece è il momento dove si lasciano gli alpaca ai loro recinto, dove si riuniscono tutti quanti per fare proprio il pranzo, poi lo proprio ufficiale con tutta la roba buona, diciamo, proprio la roba come si deve. Infatti vedete, mo li hanno messi tutti nel recinto e ora tra poco vedete se là in fondo ci sono le ciotole, non so come si chiamano, le mangiatoie, mo tra poco vanno tutti a magnà là al cenno dell'istruttrice, cioè della allevatrice, vanno tutti a mangiare. Infatti vedete, stanno tutti mangiando e quindi ragazzi, mo vi faccio vedere qualche altro alpaca. Queste invece sono le madri con i cuccioli. Infatti guardate questo, che cuccioletto che carino, che carino, le mamme con i cuccioli, le zampe dentro. Questa con le zampe dentro. Questa invece sta con le zampe dentro, sta. Se sta a far pediluvio, se sta qua. Ti vedo. Ciao. Ciao! Ma come andate, ragazzi? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai! Ci vediamo ragazzi al prossimo video. Ciao cari!